De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. Mourinho è stato esonerato e oggi siamo qui per ricostruire insieme la Roma. Prima di iniziare però vi faccio una domanda, ovvero che cosa ne pensate dell'esonero di Mourinho? Secondo voi De Rossi è l'allenatore giusto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sono curioso di sapere la vostra opinione al riguardo. In questa rebuilding mi sono fissato quattro obiettivi che vedete a schermo, ovvero la vittoria dello scudetto, la vittoria della Coppa Italia, la vittoria della Supercoppa Italiana e la vittoria della Champions League, l'obiettivo più difficile di tutti. Utilizzeremo ovviamente De Rossi e quindi il suo modulo più utilizzato, che secondo Transfermarkt è il 3-4-2-1. Abbiamo quindi 3 stagioni per vincere tutto con Daniele De Rossi. Detto questo, non perdiamo tempo, iniziamo subito a lavorare su questa Roma perché c'è tanto, tantissimo lavoro da fare. Innanzitutto scegliamo il modulo difesa a 3. Abbiamo anche 4 centrocampisti, 2 AT e una prima punta. Devo dire che non è male questo modulo perché si sposa con i giocatori della Roma. Perché abbiamo Dybala, che è un grandissimo AT, e poi a destra dovrebbe esserci Zalewski, eccolo qui, che è un esterno destro che cresce tantissimo. A centrocampo siamo messi comunque discretamente bene, possiamo magari optare per Bove e farlo crescere vicino a Cristante, e Pellegrini, se non erro, in poco tempo diventa un AT, quindi possiamo giocare con Lukaku e poi dietro Dybala e Pellegrini, ma magari Dybala lo mettiamo sul centro destra e Pellegrini sul centro sinistra, così entrambi rientrano sul piede buono. A sinistra per adesso c'è Spinazzola, ci possiamo anche mettere Shaarawy visto che è un esterno sinistro. In difesa abbiamo Mancini, che è il più forte, 83. A sinistra Smalling, anzi è Smalling il più forte, quindi non lo mettiamo a centrocampo, che sto combinando, lo mettiamo qui in difesa. Mettiamo anche Ndicka con Rui Patrizio in porta. Allora, questa è la base con il modulo più utilizzato da Daniele De Rossi. E devo dire che non è male, eh? Pensavo peggio. Il budget che abbiamo a disposizione è questo, 74 milioni, ma ovviamente possiamo e dobbiamo effettuare tutto il calciomercato in uscita. Infatti, che cosa facciamo? Blocchiamo subito Dybala. Mettiamo sul mercato Smalling, perché è un giocatore che ha 30 anni, quindi cala, preferisco venderlo e incassare i soldi. Per quanto riguarda l'attaccante, vediamo se riscattare Lukaku oppure se giocare la prima stagione con lui, come sta facendo la Roma nella vita reale, e poi magari nella prossima stagione investiamo tutto il budget che avremo a disposizione per prendere un grande attaccante. Mancini resta, Pellegrini dovrebbe diventare, come ho detto prima, in poco tempo un attivo. Vediamo se ho ragione. Non ho ragione. 69 settimane, porca di quella miseria. Allora qui cambiamo un po' i piani, perché Cristante in poco tempo diventa un centrocampista centrale, però potremmo cambiarlo, anzi potremmo metterlo vicino a Pellegrini e poi non puntare su un giocatore talentuoso come Bove. Effettivamente, signori, abbiamo 3 anni per vincere tutto, quindi forse è meglio prendere un centrocampista centrale già pronto e tenere magari Bove come riserva. Per quanto riguarda invece Spinazzola, purtroppo ci mette tantissimo tempo per diventare un esterno sinistro e quindi prende il volo, così come Shaarawy. A destra invece non ci penso due volte, puntiamo su Zalewski. Bacchettino del cambio ruolo dovrebbe diventare un 83 alla fine della prima stagione. Vediamo se indovino. Molto bene, fatto questo direi che possiamo avanzare, ma prima ancora di avanzare voglio prendere subito i preparatori atletici perché sono fondamentali e quindi non voglio buttare un mese di crescita. In 3 anni bisogna vincere tutto, sarà difficilissimo e quindi non voglio sbagliare niente, bisogna fare tutto alla perfezione. A questo punto non ci resta che avanzare nel calendario e aspettare le prime offerte di trasferimento. E Shaarawy lo piazziamo al Napoli per 14 milioni, Karlstrup invece per 16 milioni alla Fiorentina. Continuano ad arrivare offerte, Smalling lo piazziamo per 23 milioni alla Juventus, invece Spinazzola doppia offerta Real Sociedad e Newcastle. Non trattiamo, signori, e lo dico sempre, preferisco non trattare a meno che ovviamente non ci sia uno scambio con Ciao, che non mi interessa, quindi trattiamo subito con il Milan che vuole Abram. 35 milioni secchi per il nostro attaccante, vediamo un po' che cosa ci dicono, l'affare si fa. Non arrivano più offerte e siamo praticamente arrivati a ridosso della partita contro la Salernitana. Sono sincero, mi aspettavo, e invece no, cavolo, 215 milioni. Stavo dicendo, mi aspettavo di accumulare più soldi, invece ho fatto così tante cessioni e non me ne sono neanche reso conto. Va bene, non è che ho venuto Dybala e Pellegrini, no, eccolo, Dybala dove sta? A destra con Pellegrini a sinistra. Ok, va bene, allora iniziamo subito il calciomercato in entrata, perché abbiamo detto che Dybala è confermato di qua, ovviamente. Pellegrini e Cristante a centrocampo, Zalewski a destra confermatissimo, ci serve un AT, ci serve un difensore centrale, ci serve un portiere e ci serve un esterno sinistro. Bene, c'è tanto lavoro da fare. Allora partiamo dall'estremo difensore, perché voglio prendere un giocatore che non prendo mai, italiano, che gioca all'estero e che ha un potenziale veramente molto molto importante. Stiamo parlando ovviamente di Vicario. Eccolo qui, 26 anni, in forza al Tottenham, 42 milioni di valore, si può chiudere intorno ai 52 la richiesta di 66. Trattiamo subito con il Tottenham, vediamo un po' che cosa ci dicono. Posso mettere qualcuno come contropartita? Mi sa che non posso mettere nessuno, perché tutti quelli che dovevo piazzare li ho piazzati. Forse Paredes posso infilare come contropartita. E vicino ci posso mettere la bellezza di 40 zeppole per arrivare più o meno a 50. Che cosa ci dicono? Che ne vogliono 66, non sono interessati alla contropartita.
partita. Allora provo con 60 milioni più clausola del 25%, tanto ovviamente Vicario resterà con noi per tutti i 3 anni. 65,9 con la tensione altissima, ragazzi, sono costretto ad accettare. Primo colpo della Roma di De Rossi. Per quanto riguarda invece l'atti, signori, ce ne sono pochi in circolazione. Voglio andare su Giacomino Raspadori, che attualmente gioca nel Napoli. È un giocatore incredibile che dovrà avere un overall di partita di 79 con un potenziale minimo addirittura di 86. Dovrebbe costare circa 30 milioni, metto sempre come centrocampista Paredes e Vicchino ci metto la bellezza di 25. Voglio liberarmi di Paredes, vediamo se il Napoli lo vuole come contropartita. Sì, però vogliono 43 milioni, va bene, ci posso anche stare. Posso magari abbassare un pochettino, fare 35 più clausola del 15%, loro ne vogliono 42 con la tensione che si alza, signori, sono costretto ad accettare. Per quanto riguarda invece il difensore centrale, voglio andare su Simakan, che attualmente gioca nell'Ipsia, ha la clausola rescissoria di 61 milioni che noi ovviamente non paghiamo. Metto come contropartita Awar, che vale 10 milioni, e vicino ci metto la bellezza di 31 zeppole. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che ne vogliono 34. Allora affare fatto, Simakan è un nuovo giocatore della Roma. L'ultimo giocatore che voglio comprare in questa sezione di calciomercato è Jeremy Pino, che attualmente gioca nel Villarreal, ha una clausola di 88 milioni che noi ovviamente non paghiamo. Sai che non posso mettere più nessuna contropartita, perché altrimenti non, cioè nel senso, non abbiamo nessun panchinaro. Potremmo magari infilarci Kumbulla, però anche in questo caso almeno un difensore centrale mi serve. Quindi provo a prenderlo senza mettere nessuna contropartita, quindi offendo la bellezza di 45 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dice il Villarreal, che ne vuole 48,4 e va bene così. Jeremy Pino, ultimo colpo del primo anno della Roma di De Rossi. Molto bene, questa quindi è la squadretta. Sono veramente contento di come ci siamo mossi. Abbiamo fatto un ottimo calciomercato. Vicario un 84, Simakan un 79. A centrocampo sia Cristante sia Pellegrini hanno fatto l'upgrade di 1, diventando dei centrocampisti centrali, con Jeremy Pino 79 e Jack, detto Giacomino Raspadori, 80. Sono veramente contento di come ci siamo mossi. E allora non ci resta che iniziare la simulata. Io devo completare solo l'obiettivo relativo all'Armavera, quindi mi tocca aspettare un mese per avere i giovani trovati dall'osservatore che ho appena mandato. L'obiettivo però, attenzione, è quello di vincere subito il campionato, raggiungere la finale di Coppa Italia e vincere l'Europa League. Entrambi gli obiettivi con priorità alta. Sarà tosta, sarà veramente tosta. Ma la Roma di De Rossi non ha paura di niente e di nessuno. Quindi simuliamo. Facciamo una cosa, ci vediamo a gennaio e facciamo un recap, giusto per capire come ci stiamo muovendo. 14 gennaio 2024, ultima partita vinta 2-1 contro l'Atalanta. Piccolo recapino del campionato, siamo secondi, addirittura a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con il Milan, 42-42. Per quanto riguarda invece l'Europa League, andiamo subito a vedere il girone, perché l'abbiamo passato da primi, quindi evitiamo anche il turno preliminare. Bene, sono molto contento, ribadisco quello che ho detto prima, secondo me ci siamo mossi veramente bene. E allora non ci resta che continuare la nostra simulata. Becchiamo il Newcastle in Europa League, sono i quarti, 2-2, il totale è 3-2, fuori dall'Europa League, signori, fuori dall'Europa League. Attenzione alla barretta perché sta calando drasticamente. Perdiamo anche 1-0 con il Napoli, questo non ci voleva. Con la Juventus perdiamo 3-1, la barretta continua a calare, vinciamo 2-1 contro l'Atalanta e chiudiamo praticamente la stagione contro il Genoa 3-1, e contro l'Empoli pareggiamo 1-1 con la barretta rossa. Mamma mia, mamma mia. Allora, classifica, siamo arrivati, incredibile, fuori dalla Champions League. Mamma mia, non ci voleva, non ci voleva, cavolo, non ci voleva. Lukaku infortunato, ecco perché, mannaggia la miseria. Lukaku infortunato, ha giocato Asmun 79, in difesa non so per quale motivo, ma ha giocato Kumbulla 78 e Ndicka 81, e a destra invece ha giocato Renato Sanchez. Zaleski purtroppo è molto scontento. Cavolo, porca miseria, sembrava una stagione bella indirizzata e invece no. Coppa Italia invece siamo stati eliminati brutalmente, dove? Agli ottavi di finale dal Palermo, raga, dal Palermo di Marc Campos, porca miseria. Palermo che poi batte anche l'Ascoli, Palermo che poi perde in semifinale. Mamma mia, il Palermo in semifinale di Coppa Italia. Allora, la situazione è veramente molto 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 drammatica. Vediamo un attimo i giocatori scontenti. Ndicka però è scontento non per il tempo di gioco oppure a livello economico, è scontento per le prestazioni
di squadra e le prestazioni individuali. Invece Zaleski vuole più soldi e glieli diamo immediatamente. Ho sistemato un po' tutti quanti i contratti e la barretta fortunatamente è leggermente salita. Siamo comunque a rischio esonero. Per quanto riguarda le statistiche, Pellegrini capocannoniere con 25 gol, Lukaku si è fatto male praticamente nella parte finale, sono due mesi, si è fratturato il dito del piede, mannaggia la miseria. Dybala 17-8, Raspadori 12-3, Hasbun ha fatto comunque 6 gol in 36 partite, Cristante 5-11, delusione Jeremy Pino che fa solo 5 gol. E anche a destra Zalewski fa solo 2 gol, non va bene cavolo, dovete fare di più. Peccato, ripeto raga, peccato perché la stagione mi sembrava indirizzata bene e invece no. Iniziamo ufficialmente la seconda stagione con un budget di 120 milioni. Allora voglio fare un solo colpo, voglio prendere solo un grandissimo attaccante al posto di Lukaku che ovviamente è in prestito. Voglio però avanzare leggermente nel calendario perché quando la barretta è così bassa, quasi verso il rosso, bisogna per sicurezza andare un pochettino avanti e aspettare che la barra si rialzi da sola. Questa è una cosa che vi consiglio anche per le vostre carriere perché conoscete benissimo tutti i bug presenti su questo bellissimo videogioco. Avanziamo fino al 4 e poi il 4 agosto inizia ufficialmente la nostra seconda stagione con la barretta che come potete vedere si alza giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Allora la squadra mi piace veramente tanto, io voglio confermare tutti perché alla fine sono tutti giocatori giovani che crescono tranne ovviamente come ho detto prima l'attaccante. Con 120 milioni ci possiamo sbizzarrire e prendere un attaccante veramente forte. Stavo valutando diversi attaccanti e alla fine sono andato su Darwin Núñez che attualmente gioca nel Siviglia, è un 84 a 25 anni, ha una clausola di 162 milioni che noi non possiamo pagare, ma non vogliamo ovviamente pagarla. Perché andiamo su questo giocatore? Perché stavo riflettendo su una cosa: la squadra non ha reso benissimo, bisogna essere sinceri su questo, quindi piuttosto che spendere tutto per un attaccante possiamo magari prendere anche un centrocampista centrale al posto di Cristante oppure prendere un difensore centrale più forte. Vediamo, cerchiamo di suddividere il budget su più acquisti. Trattiamo subito con il Siviglia, vogliono circa 70 milioni un letto e quindi parto proprio da questa cifra, 70 milioni più clausola del 15%. Che cosa ci dicono? Che ne vogliono 75 e allora va bene così, affare fatto. Per quanto riguarda invece il centrocampista centrale voglio andare su Kocku del Benfica, è un 84, invece il nostro Cristante dovrebbe essere un 83, ma lui cresce tantissimo. Invece Cristante ormai ha 29 anni ed è, non dico arrivato al massimo del suo valore, però comunque si è avvicinato parecchio, ecco, alla fine. E allora che cosa facciamo? Lo possiamo mettere come contropartita e vicino ci posso mettere la bellezza di 15 milioni. Provo questo scambio, poi il resto dei soldi li utilizziamo per fare tutti gli obiettivi. Vogliono 38 milioni addirittura, mamma mia. Provo a calare leggermente, magari con 30, ci potevo mettere anche una clausola, 32, va bene così. Niente clausola sulla rivendita, affare fatto, ultimo colpo della seconda stagione. Quadra completata, eccola qui signori, con il nuovo centrocampista 84 e ovviamente il nuovo attaccante 84, Darwin Núñez. Ho completato anche tutti quanti gli obiettivi e quindi siamo pronti per la seconda simulata. Questa volta non abbiamo scuse, dobbiamo almeno arrivare in top 3. Anzi, la sparo grossa, per me abbiamo la squadra per vincere anche il campionato. Poi in Europa League vediamo quello che viene fuori. Peccato per l'infortunio di Lukaku dell'anno scorso, perché secondo me con Lukaku nelle ultime partite avremmo fatto quella vittoria in più per andare al quarto posto e di conseguenza in Champions League. Però ormai è fatta. Avanziamo. Il Manchester City, ragazzi. Il Manchester City in Europa League. Come cavolo è possibile? 2-2 comunque all'andata. Il totale è 4-3. Fatto fuori il Manchester City. Mamma mia. Giustamente, se non riusciamo ad andare in Champions, la Champions che viene da noi. Siamo anche in semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Perdiamo 2-1. Purtroppo al Franchi. Ora becchiamo il Fenerbahce 2-1. Giustamente ragazzi, facciamo fuori il City e poi cadiamo contro la Fiorentina e contro il Fenerbahce. 5-3 ragazzi, eliminati. Vediamo se passiamo contro la Fiorentina. Passiamo, quindi siamo in finale di Coppa Italia. Dovrebbe esserci a breve. Stiamo facendo anche molto bene in campionato. Dopo controlliamo la classifica. Finale di Coppa Italia contro l'Inter che finisce 2-1 per noi. E quindi è il primo titolo, primo titolo in attesa del campionato. Potrebbe anche essere il secondo, chi lo sa. Abbiamo fatto secondo me un bel
percorso in campionato, nonostante l'Europa League abbiamo vinto, non dico tutte le partite, però poco ci manca. Certo, qualche punticino perso a destra e a sinistra, addirittura sconfitta con il Palermo. In questa carriera il Palermo è qualcosa di incredibile. Semifinale di Coppa Italia, adesso saranno tipo arrivati i terzi. Comunque, dove siamo arrivati? Mamma mia, mi aspettavo meglio. Mi aspettavo molto meglio, ragazzi. Mamma mia, un altro po', boh, non si arrivava neanche in Champions. 88 punti per il Milan, 10 punti di distacco. Siamo terzi, però almeno la Coppa Italia l'abbiamo vinta. E quindi avremo la possibilità di giocare anche la Supercoppa nella terza e ultima stagione. Questa è la squadretta comunque. Ma tutti stanno crescendo, stanno crescendo veramente tanto. Eppure non capisco il motivo di questo, di questa fatica in campionato. Saranno forse le tantissime partite in Europa League che ci tolgono energie, però boh, non lo so. Andiamo comunque a vedere le statistiche, perché il capocannoniere è Raspadori, che ne fa 31. Nunez, fai vomitare, 12 gol. Cavolo, come fai a fare solo 12 gol? Kocciu, centrocampista centrale, ne ha fatti 11, dai. Porca di quella miseria. C'è mancato l'attaccante, perché togliete Nunez e mettete alla Roma un attaccante che fa 40 gol, perché ci sono gli attaccanti che fanno 40 gol in stagione. E secondo me questa Roma vinceva tutto, vinceva l'Europa League e vinceva il campionato con un attaccante diverso. Anche per quanto riguarda Zaleski e Jeremy Pino, mi aspettavo un pochettino di più, Zaleski sta crescendo, sì, però piano piano. Jeremy Pino in 87, però mi fa solo 6 gol. Mamma mia, un po' una delusione, cavolo, a livello di crescita. Il che è veramente strano, perché entrambi hanno il baghettino del cambio ruolo. Comunque, la stagione è terminata con un titolo in saccoccia. Adesso ci manca l'ultima. Dobbiamo vincere tutto, ragazzi. Abbiamo la Supercoppa italiana, quindi possiamo fare l'obiettivo della Supercoppa. Abbiamo la Champions League, intanto Frattesi alla Lazio. Abbiamo la Champions League. Abbiamo la possibilità di vincere il campionato. E adesso non possiamo sbagliare. Tutto nella terza stagione. Budget per la terza stagione: 170 milioni. Allora, ci serve un difensore centrale per forza. Intanto Vicari 89, mamma mia. Mi serve un difensore centrale. E poi sto valutando anche la possibilità di cambiare Nunez, che sinceramente non ci ha convinti. Il budget è molto importante, quindi magari se mettiamo come contropartita Nunez possiamo risparmiare tantissimo sull'attaccante, e quello che ci resta lo buttiamo sul difensore centrale. Io direi che questo sia un ottimo piano. Per quanto riguarda la punta, ragazzi, purtroppo gli attaccanti quelli sono, cioè per vincere tutto devo prendere questi 3-4 attaccanti. Haaland e Mbappé non si possono prendere perché costano tanto. Poi c'è Victor Osimhen, c'è Lautaro Martinez, questi sono. Henrique Lewandowski, anche Lewandowski è un po' più in là con l'età, Henrique è ancora buono, però siamo alla terza stagione, quindi provo con Victor Osimhen. La richiesta è addirittura 180 milioni. Mamma mia, 180 milioni, e pensare che questo l'anno scorso è in scadenza. Ci ho provato a prenderlo, non ve l'ho fatto vedere perché devo fare dei tagli, no? Ho provato a prenderlo, non ce l'ho fatta per pochissimo. Però vabbè, non fa niente. Lo prendiamo adesso, pagandolo tantissimo. Mettiamo come contropartita, intanto Raspadori 107 milioni, mamma mia. Mettiamo Darwin Nunez come contropartita, e vicino ci metto la bellezza di 80. Facciamo 80 più 80. Che cosa ci dice ADL? Che ne vuole 92. Affare fatto, ci restano circa 80 milioni per il difensore centrale. Direi che ci sta. Per quanto riguarda il difensore centrale, signori, il grande ritorno di Marquinhos, che gioca nel PSG, ha un valore di 60 milioni, quindi forse si può addirittura prendere senza mettere nessuna contropartita. Questo è, insomma, cavolo, Osimhen ha preso parecchio di stipendio, eh. Mi sa che siamo costretti a mettere come contropartita magari Kumbulla. Posso mettere Kumbulla come contropartita, e vicino ci metto la bellezza di 60 zeppole. Vediamo un po' che cosa ci dice Luis Enrique, che ne vuole 68, ma non riesco poi a fare lo stipendio. Luis Enrique, dai, per favore, dai Luis Enrique, ti prego. 60 più clausola del 25%, 68 non ce la faccio, quindi devo mettere come contropartita il difensore titolare, quindi indica Mancini a 29 anni, Simacan 25, sì, ci tocca mettere lui sperando che il PSG lo voglia. Provo quindi con 30 milioni più o meno, insomma anche 40 possiamo fare, 40 milioni, forse sono anche pochi, 40 milioni più indica, vediamo un po' che cosa ci dicono, 47,4, affare fatto, sono interessati anche Andica. La squadra è pronta per la terza e ultima simulata. Victor Osimhen 91 lì davanti e Marchi 88 al centro della difesa. Adesso non abbiamo scuse, voglio vincere tutto. Iniziamo la terza e ultima simulata. Ci vediamo direttamente a gennaio, perché qui si gioca la Supercoppa. La semifinale sarà contro la Juventus, e è una Supercoppa, è un trofeo che voglio commentare insieme a voi. Becchiamo il Liverpool nel girone e vinciamo 3-1. Bene. La seconda partita invece 2-0 contro lo Sporting. Ottimo. In effetti, visto che questa è la prima e ultima partecipazione alla Champions League, commentiamo insieme anche queste partite. Vinciamo 2-0 l'ultima, quindi siamo a punteggio pieno 3-3. L'ultima partita del girone in trasferta contro il Liverpool si deciderà probabilmente il primo posto.
posto e vinciamo 2-0. Mamma mia, signori, 2-0 ad Anfield. Che Roma, incredibile. Siamo arrivati alla finale, alla semifinale, anzi, di Supercoppa. Guardiamo però gli ottavi di Champions perché c'è il PSG. Mamma mia, che sfortuna, cavolo. Campionato, come siamo messi? Secondi, con l'Inter a 46. Zero sconfitte, eh? Mamma mia. Abbiamo il miglior attacco, l'Inter invece ha la miglior difesa. Simuliamo insieme la Supercoppa, la semifinale contro la Juventus, la vinciamo 2-1. La finale contro il Milan, la vinciamo 2-1. Bene, quindi sono due i titoli portati a casa da De Rossi. Bene, molto bene. Si sta avvicinando l'andata degli ottavi di Champions League contro il PSG e vinciamo 2-1 al Parco dei Principi. Questo ci fa capire che il PSG è arrivato secondo nel girone e quindi magari non è all'altezza della nostra Roma. E infatti vanno fuori 3-2 il totale. Sono invece abbastanza preoccupato per il campionato perché purtroppo stiamo perdendo tanti punti. Vinciamo il derby 3-0, vinciamo anche la semifinale. Intanto c'è l'Atletico Madrid. C'è l'Atletico Madrid 2-1 in casa, molto bene. Ora si gioca in trasferta, il totale è 4-1. 4-1 è finita, siamo in semifinale di Champions League dove becchiamo l'Inter. L'Inter la battiamo 4-1 in Coppa Italia. Qui finisce 2-1 per noi la partita di andata. A San Siro finisce 4-2. 4-2 il totale, siamo anche in finale di Coppa Italia. Occhio al possibile triplete. Con il Milan finisce 2-1, siamo in finale di Champions League contro, vediamo, il Barcellona. Finale contro il Barcellona. Dovevo prendere Manolas, dovevo prendere, cavolo. Facciamo un recap del campionato prima di giocare la finale contro il Barça, perché siamo arrivati secondi. Mamma mia, l'Inter fa 91 punti, che peccato. Che peccato, che peccato. Il campionato che secondo me era un obiettivo comunque abbastanza fattibile in tre stagioni. Vi ricordo che questi qui sono gli obiettivi che ci siamo imposti. La Coppa Italia l'abbiamo vinta, la Supercoppa Italiana l'abbiamo vinta, manca lo scudetto e manca la Champions League. Lo scudetto però purtroppo non siamo riusciti a vincere in 3 anni, il che è clamoroso vedendo anche la squadra che abbiamo, con Raspadori 90, Osimhen 92, Jeremy Pino 88, Koch 88, Pellegrini 89, Marquinhos 88, Mancini 88, cioè il più scarso è Zaleschi 86, tutti gli altri sono 88, ci sono diversi giocatori sull'89 e almeno 3-4 sopra il 90. È una squadra questa veramente straordinaria. Come cavolo abbiamo fatto a non vincere il campionato? Boh. Osimhen 34 gol, Dybala 22 con 21 assist, Raspadori 22, Kochku 18-15, Pellegrini 12-17. Ottime statistiche, cavolo. Bravissimo anche Marquinhos. La delusione di questa rebuilding è Zaleschi. Cioè, l'ho considerato un punto fisso, raga. Un punto fisso della Roma. È cresciuto pochissimo nonostante il cambio ruolo, ma anche a livello realizzativo non ha reso. E a questa lista io ci metto anche Jeremy Pino, perché cavolo è un 88, raga. Un 88 che ti fa 4 gol in campionato. Cioè, non ha senso, raga. Cioè, non si può vedere. Shomuro dove ne fa 3. Ho capito che attaccante lui, però comunque è un 73, panchinato. Cioè, dai, delusione Jeremy Pino e delusione Zaleschi. Comunque, via il dente, via il dolore. Questa è quella formazione del Barcellona con Gabriel Martin alla sinistra, non c'è più Robert Lewandowski, c'è Pedri, c'è Kessié capitano, Laporte dest, Balde, Ter Stegen, Rafinha e Gonçalo Ramos lì davanti. Allora, signori, via il dente, via il dolore, perché questa rebuilding con la Roma di De Rossi finisce con una sconfitta in finale di Champions League. Stavamo vincendo con gol di Raspadori e invece no, segna Gonçalo Ramos e segna che sì al 77esimo. Va bene, ragazzi, va bene, va bene. Già era comunque, già è tanto essere arrivati fin qui. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in Champions. Peccato, ripeto, per il campionato, soprattutto peccato per il primo anno, dove per colpa dell'infortunio di Lukaku siamo arrivati quinti e di conseguenza abbiamo avuto una sola chance per vincere la Champions League e purtroppo non l'abbiamo sfruttata. Ci voleva Manolas, ma Manolas purtroppo su questo gioco non c'è più. Possiamo quindi terminare questa rebuilding con la grafica aggiornata. Lo scudetto non l'abbiamo vinto, la Coppa Italia sì, la Supercoppa sì, la Champions League persa in finale e lo scudetto ovviamente perso per pochissimi punti. Che cosa ne pensate di questi risultati? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e come ho detto all'inizio video, ditemi la vostra riguardo De Rossi e l'esonero di Mourinho. Io vi saluto e vi ringrazio qui dalla Roma di De Rossi, è tutto, ci vediamo stasera alle 19 con il Palermo. Bella!